Abbiamo visto domenica scorsa la prima festa dell'anno, la Pasqua, in ebraico Pesach, sì? Dove l'agnello di Dio toglie il peccato, Yeshua, e grazie al suo sangue abbiamo un patto d'amore eterno. La seconda festa è il pane Azzimi, sì? Qua lo vediamo, primo Pesach e secondo Hamatzah, che vuol dire pane Azzimi. Pane senza lievito è quella che appunto vedremo oggi. Ricordiamo che ogni festa, sì, sono sette, ricorda e anche è un ripasso dell'opera redentrice di Yeshua. C'è un piano divino, sì, in ogni festa si manifesta il piano divino. In questo caso il pane senza lievito rappresenta il corpo di Cristo, sì? Lui, il suo corpo, ma anche noi come corpo di Cristo, sì? Dovremmo essere come un pane senza lievito, senza peccato. E profeticamente questa festa parla della sepoltura di Yeshua. Yeshua è il pane anche sceso dal cielo, che ci nutre e ci dà vita. Vediamo la numero 18, la diapositiva. Vedete com'è il pane che si usa in questa festa? Questo è il pane Azzimi che si usa. Il popolo ebraico usa questo pane. Ma io l'ho collegato con Isaia 53,5. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Questo pane vedo un pane schiacciato, un pane trafitto, un pane con dei lividi. Vediamo allora dove parla Levitico 23,4, parla di questa festa, parla della festa passata a Pasqua, anzi finisce oggi, dice: queste sono le feste dell'Eterno, le sante convocazioni che proclamerete nei loro tempi stabiliti. Nel primo mese, il 14° giorno del mese, tra le due sere è la Pasqua dell'Eterno. E il 15° giorno dello stesso mese è la festa dei pani Azzimi in onore all'Eterno. Per 7 giorni mangerete pane senza lievito. 7 giorni mangiando questo pane senza lievito. Vediamo cosa dice Esodo 12,15. Per 7 giorni mangerete pani Azzimi. Nel primo giorno provvederete a rimuovere ogni lievito dalle vostre case, poiché chiunque mangerà pane lievitato dal primo al 7° giorno sarà recluso da Israele. E si vedete nel 19, ripete il tutto, nel versetto 19 ripete il tutto, ma alla fine dice: quel tale mangerà pane lievitato sarà recluso dall'assemblea di Israele, e aggiunge: sia egli forastiero o nativo del paese. Anche quelli di fuori possono celebrarlo. Non mangerete nulla di lievitato, ripete, in tutte le vostre dimore mangerete pani Azzimi. Il rito di esaminare accuratamente la casa significa esaminare attentamente noi stessi per il peccato. Togliere il lievito dalla casa significa cacciare da noi il peccato. La casa è il nostro corpo. Sì? Il lievito simboleggia il peccato o il male. Il pane Azzimi simboleggia il popolo di Dio che è stato purificato dai suoi peccati. Il corpo, il pane, ma senza lievito, senza peccato.
Vediamo la diapositiva seguente. Cos'è il lievito? Il lievito è un fungo. Il lievito, qua ci sono come, sembrano dei semi. Sì? E questo è un pane lievitato, questa è la pasta lievitata. Sì? È questo che produce il pane, è al pane il lievito. Il lievito non rappresenta solo il peccato, ma anche il male nascosto dietro ogni azione o insegnamento. Un pane asimo simboleggia una persona buona o sincera, senza peccato, cioè con la parola in lei, che non ha alcun male nelle sue azioni e nelle sue intenzioni. Proprio come il pane asimo simboleggia l'assenza del peccato della nostra vita, perché come il lievito, cosa fa il lievito? Corrompe la pasta, sì? La corrompe. Il peccato corrompe la nostra anima e la distrugge. Galati 6:8, perché è importante, perché parla anche non solo l'antico patto ma anche il nuovo. Ma in questo caso parla della carne, dice, perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, qua c'è la corruzione, no? Il lievito che corrompe, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Simboleggiano anche il cibo spirituale puro di impurità. Il Vangelo che è condiviso senza male, cioè senza intenzione nascosta di ottenere alcun beneficio in cambio di esso. Questo ne parla, se volete scriverlo, perché non andremo a leggerlo tutto, ma io ho portato dei versetti dove posso confermare quello che dico. Atti 8, 18 al 23. Nel caso del pane, il lievito aumenta il volume dell'impasto infiammandolo. Va notato che sebbene il lievito aumenta il volume dell'impasto, accelera anche il processo di corruzione, di decomposizione. Perché se noi mettiamo questo nel frigo, non dura molto. Posso durare un giorno, massimo due giorni, ma comincia ad avere un odore particolare, sì? Questa è la decomposizione del fungo. Per questo motivo il lievito simboleggia il male nascosto, ma che poi, no, si fa vedere. Avendo origine dalla corruzione e diffondendosi nella massa con cui viene a contatto. Il lievito rappresenta il carattere contaminante e corruttore del male. La congregazione è il corpo di Cristo. Se volete scrivere, qua ci sono tanti versetti. Prima Corinzi 6, 15. Capitolo 10, 16 e 17. Capitolo 12, 27. E l'ultimo, Efesini 5, 23. Allora, siccome la congregazione è il corpo di Cristo, motivo per cui Paolo, l'Apostolo Paolo, insiste che non ci dovrebbe essere lievito in essa, cioè nella congregazione, non ci deve essere il lievito. Secondo il mandato di Paolo, quelli della congregazione che persistono nel peccato devono essere separati dal corpo. Lo dice l'Apostolo Paolo, separato dalla comunione e del popolo santo, sì? Dal corpo che è stato purificato, che non vuole essere corrotto appunto dal peccato, dal lievito. Poiché il peccato come lievito, che essendo minuscolo, si vede che è minuscolo, fa fermentare tutta la massa, no? Perché in una, per esempio, mezzo chilo di farina, con 10 grammi di lievito
già, e anche meno. Sì. Ci sono qualche, alcune ricette che sono 4 grammi. Sì. Pure un grammo, ah. Però deve più tempo, sì, con più tempo. Perciò una piccola dose. Il male già pronto si fa notare. Appunto, contamina l'intera congregazione questa minuscolo fungo, proprio come il rito in cui gli israeliti estraevano il lievito dalle loro case. Quelli che si definiscono fratelli, ma persistono ancora nel peccare, in qualsiasi forma di peccato o di male, devono essere separati dalla congregazione. La sepoltura di Yeshua, che è il pane della vita, dopo la sua crocifissione. Questo, quando Gesù ha detto: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà mai più fame. Questo lo dice in Giovanni 6,35, se lo volete scrivere. Vediamo la seguente diapositiva, la numero 20. Scusa. Infatti, vediamo la numero 20. Bravo. Infatti il luogo dove è nato il nostro Signore è stato in Betlemme. Qua abbiamo scritto Betlemme. Cosa vuol dire Betlemme? Sono due parole in realtà. Bet è casa e Lechem è pane, cioè casa di pane. Sì? E Yeshua, che è il pane della vita, è nato in questo luogo, cioè in un luogo dove nasce il pane, no? La casa dove nasce il pane. Le feste, come sappiamo, sono degli appuntamenti divini, sono moedim, appuntamenti divini, attraverso le quali ci indica cosa farà, nonché il giorno e l'ora precisi in cui lo farà. Gli ebrei dovettero precipitarsi a seppellire il corpo di Yeshua mentre si avvicinava il sabato. Questo sabato era un sabato santo, è il primo giorno dei pani asimi, 15 di Nisan. Ricordate che Pasqua è stato il 14 di Nisan, il 15 è stata la sepoltura. Questo potete leggerlo in Giovanni 19,31. Ciò significa che Gesù appunto morì a Pasqua, perché era l'appuntamento divino, il giorno di Pasqua, fu deposto nella tomba il giorno dopo la sua crocifissione, cioè il 15° di Nisan, il primo giorno degli Azimi. Come avevamo letto all'inizio, giorno 14 la Pasqua, all'indomani, giorno 15, la festa del pane asimi. Vedete come lui adempie le feste di primavera. Perciò due feste, con quella di oggi sono due feste che abbiamo visto, e Yeshua ormai li ha adempiti. Il pane asimo serve per consacrare e separare. Anche ci parla della totale separazione di tutte le cose che sono lievitanti o peccaminose, e di come dovremo nutrirci di lui, di Yeshua, che è il pane del credente. Se volete scrivere Giovanni 6, versetto 32, 36 e 38. Giovanni 6, 32, 36 e 38. Dal 32 al 36 e poi 38 da solo. Matteo invece, Matteo 26, 26, dice: e mentre mangiavano, Gesù prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Il Signore è il pane asimo caduto dal cielo. Ma a differenza di quello che mangiavano i nostri padri nel deserto, questo pane ci dà vita eterna.
Giovanni 6, 31 al 33. Lo possiamo leggere? Giovanni 6, 31 al 33. I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare del pane dal cielo. Un pane propriamente materiale, fisico, sì? Per il loro fisico, sì? Per poter vivere. E Gesù disse loro, in verità vi dico, Mosè non vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane dal cielo, perché il pane di Dio è quello che è disceso dal cielo e dà vita al mondo. Yeshua, come abbiamo visto, è la parola di Dio, Giovanni 1.1. E la parola di Dio è il cibo spirituale che dà vita al credente. Secondo Matteo 4,4, quando dice scritto è, o scritto, sta scritto: l'uomo non vive solo di pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Si paragona al pane perché ci nutre e ci dà la forza per portare i pesi di questo mondo. No? Come potremmo portare i pesi di questo mondo, le circostanze che ogni giorno viviamo? La forza la prendiamo solo soltanto da Lui, da questo pane, sì? Da questo pane che ci dà appunto forza, ci dà vita abbondante. Ma il pane che ci dà non solo ci rafforza spiritualmente, ma ci dona la vita eterna. Yeshua, il pane azimo per eccellenza. Inoltre ogni suo seguace deve imitare il suo esempio di purificazione, mantenere una vita pulita dal peccato e priva di ogni male. Per finire vorrei leggere con voi due carte, prima Corinzi 5, 6 e Romani. Il vostro vanto non è buono. Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via dunque il vecchio lievito affinché siate una nuova pasta, come ben siete senza lievito. La nostra Pasqua, infatti, cioè Cristo, è stata immolata per noi. Celebriamo perciò la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malvagità e di malizia, ma con azimi di sincerità e di verità. Come rafforza l'Apostolo Paolo l'antico patto, sì? Celebriamo, dice, perciò la festa. Romani 6,6, e con questo finisco. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui perché il corpo del peccato possa essere annullato e affinché noi non serviamo più al peccato. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di lui, perché in quanto egli è morto al peccato una volta per sempre, ma in quanto egli vive, vive a Dio. Amen. Noi dobbiamo essere come lui, un pane senza lievito, no? La nostra vita, il nostro percorso di vita cristiana, per dirlo in qualche modo, deve essere senza il lievito del peccato, sì? Ma ci dobbiamo nutrire, ma solo nutriendoci dalla parola possiamo non avere questo lievito. Amen? Questo ormai lo sapete. Amen. Allora, pace, Aleichem, Shalom Aleichem, pace a tutti voi. Amen.